Siamo sull'aereo per Los Angeles, ragazzi, classe economy. Non ci siamo. Già partiamo male. Ragazzi, ci sono gli stessi NPC, c'è pure lo stesso Mike Shosh dell'anno scorso, che però non si è seduto qua perché per un errore dell'intelligenza artificiale del gioco sa dove cazzo è. Però prima era con noi. Ragazzi, non va bene, c'è il motore, si è rotto. Ora io ho studiato 2 mesi in una scuola di danza per fare questa cosa qua. In effetti ci vuole classe. Vabbè, in effetti ci vuole pettorale. Quando vai a Los Angeles, sì. No, e ti dici, io a Los Angeles, non lo so, vai alla Walk of Fame, no? Hollywood. Ma che, ragazzi? Com'è questo posto? Fa? Ski? Esatto. Sono disgustata. Quante stelle sarà? È quello dell'anno scorso. Già l'anno scorso ero turbata. No. Adesso dai. Veramente viene un po' da vomitare. Sì, cioè. Viene veramente lo sconcerto. Quanti telefoni? Non ne bastava uno. Secondo me è un motel. Che 5. Fa tutto così schifo. Guardate Midna che brutta che è infatti oggi. Sì, ma cioè, mi sono fatta 13 ore di volo. E non come, so, come so giustifichi questa faccia? La faccia non la giustifico, però volo. Guardate come ho messo la visione, sembra professionale, l'ho messo così. Sì, quello è. Infatti io ho sempre sta felpa quando veniamo a Los Angeles, quindi... Sì, esatto. Ragazzi, io sono rimasto qui da un anno. Ah, tra l'altro hanno tutti le Mustang in gentile concessione di Raider, perché sono tutte mie, solo io gliele faccio usare. Santa Monica! Santa Monica! Ragazzi, comprate PlayStation 4. PlayStation. Va che fanboy, va che fanboy. E Sony, pagami per favore. Io volevo Rayman nuovamente o GTA 1? PlayStation 1. GTA 1. Però ricordiamo però che però Player Inside, per giustizia dobbiamo dire che sono Nintendari. Esatto, viva, ragazzi, Nintendo! Vieni. Dovevamo comprare la protezione solare, qui il sole fa il tatuaggio. E invece abbiamo comprato la protezione? Di niente. Esatto, di sto cazzo. Tra l'altro c'è gente che pesca illegalmente in questa atmosfera zen. In realtà qua non è così notevole, qua. Questa parte proprio è una stronz, cioè è una cosa che pure tipo a Catania. Raiden con la giacca. Ragazzi, ma guardate la classe in mezzo a tutta questa mandria di scalmanati, scapestrati, no? Se Gita, vogliamo. Guarda, che lingua parlano. Ci siamo messi la protezione solare. Sì, non era importante questa. Dei giochi. E questo si sapeva. Questo si sa. E poi Vabbè, oggi andiamo alla conferenza Ubisoft e alla conferenza Sony. Lo possiamo dire perché questo filmato verrà montato dopo tutto quanto. Hai ragione, quindi Assassin's Creed sta. Allora, Assassin's Creed Odyssey. The Division 2. The Division è un nuovo gioco che già Ubisoft ci ha detto che è una cosa un gioco più per bambini. Non ancora annunciato. Cioè al momento della registration. Con noi ci sono anche altre persone oggi, non Mike Shosha e Beastard, ma Fra Frog e il gatto. Cioè il suo gatto essere il portato gatto appresso. Di Fra Frog. Sì, no, è una cazzata. Ebbene ragazzi, pensate che hanno aperto le 3, quando ancora non c'è pubblico, ci sono soltanto cartelloni e quant'altro, solo per noi.
è che noi siamo venuti un giorno prima perché dobbiamo ritirare il badge, è una cosa che fanno tutti, tipo 80.000 persone lo fanno. Ci trattano malissimo. Ragazzi, tra poco, anzi prevista, doccia fredda obbligatoria. Ci trattano male, vero? Confermi? È vero. Solido Soul Calibur, che per i principianti sembra facile, poi giocare contro uno pro e il culetto si fa così. Siamo andati alla presentazione di Just Cause 4, sì. E c'ha, era porte chiuse, quindi non vi possiamo far vedere niente, ma ci ha veramente colpito la fisica del gioco. Ragazzi, io prevedo però tantissimi gameplays. Abbiamo notato che l'incidenza di obesità qui negli Stati Uniti è incredibile. Ragazzi, cioè, dove ti giri, c'è qualcuno che in Italia sarebbe considerato troppo grosso. Cioè, c'è gente che per entrare era talmente grassa ha dovuto prendere 3 biglietti. E volete vedere il peggior Sonic di sempre? No, ho imparato! Purtroppo è intelligente. Perché sennò c'era da ridere. Cioè, ma perché? Allora, la blocchi o quell'altra. Bravissimo! Ma perché non usano le forchette in Giappone? Ma in Giappone tanto bravi! Perché i giapponesi poi non hanno inventato la forchetta.
mangiare il bastone. Inattaccabile, il ragazzo ha ragione. Allora che mi dici di questa zuppona? Straordinaria, la consiglio a tutti gli iscritti di Player Inside. Quello è caffè? È caffè, ragazzi. Tutti il caffè americano. E non te sicile le patatine di cuore. Tre tipi di latte differente. E questo è quello che ho preso io. È esageratamente zuccherato, cioè tipo quella rovina di bianco. Ma infatti io mi sono pentita di non aver preso questo. E certo, guarda che schifezza hai preso. Addirittura Pistar deve tenere le valigie con la mano, altrimenti volano dietro e rompono il vetro. Non ho parole io. Come ci hanno trattato, ragazzi? Ragazzi, che schifo. Allora, ragazzi, sporgerò denuncia mediante il mio avvocato che è specializzato in denuncia Uber in cui muore qualcuno. E in viaggi in cui ci trattano male. In viaggi in cui ci trattano male, certo. Che schifo, ragazzi. Stacca.